Accolta nella piazzetta all'ombra della suggestiva chiesa settecentesca e raccolta dalle due piccole torri campanarie, la giuria del Premio Nazionale Maria Teresa di Lascia torna con la formula collaudata del concorso letterario dedicato alla memoria della scrittrice scomparsa prematuramente all'età di 40 anni. Da 13 anni Rocchetta Sant'Antonio omaggia la giornalista e scrittrice morta subito dopo la pubblicazione del suo primo romanzo completo che vincerà lo Strega nel 1995. Con la cultura si vive e si vive bene, si vive nella gioia, si vive nella sensibilità, nei legami, nelle relazioni. E poi questo è un paese definito da De Santis la poetica, e quindi perché non la cultura a Rocchetta Sant'Antonio? Il festival, dal cuore dei Monti Dauni, è un appuntamento fisso nel calendario di incontri letterari italiani. In questo decennio il concorso ha affascinato case editrici, firme emergenti e scrittori già affermati. Ogni anno un tassello che arricchisce il premio alla sezione narrativa, vinta quest'anno da Il silenzio del sabato di Maria Antonia Vatti, e poi alla saggistica, consegnato Giulio Azzolini, con Dopo le classi dirigenti. Nei mesi scorsi il concorso ha aggiunto anche la categoria dedicata ai ragazzi per proiettare la kermesse verso il futuro. Ritengo che sia importante che i nostri ragazzi si riapproprino della lettura del libro, perché ormai in un mondo che va avanti a tablet e a smartphone, far abituare i ragazzi a leggere un libro, a sentire il fruscio delle pagine che girano, a sentire l'odore della carta, secondo me è importante.